Presa 2, Alex e Cit, decidete voi se a sinistra o a destra. A sinistra ci sta Zaghi, a destra sì, ci sta Fred, mediano Abe, attaccante Fei. Ovviamente cambieremo molto spesso perché le partite sono di 30 minuti, Abe si farà tutto il campo, a un certo punto giocherà esterno ma comincia a smistare all'inizio. Detto questo basta, Ron tu giocherai esterno quando entri e questo lo utilizziamo come cane a centrocampo dopo. L'unico che non cambia ruolo probabilmente è Zaghi, se non che si cambia dall'esterno sinistro o destro. Quando siete stanchi vi alzate la mano e vi faccio uscire, se non mi alzate la mano decido io. Ma i cambi ce l'hai infiniti? Sì, okay. Sono infiniti. A posto? Va bene, ci vediamo fuori. Con l'altro presidente, prima sei uno dei partita. Pochi presidenti che stimo, lo sai? Sì? Sì, sì. Grazie Manfredi. Perché non sei come quelle... Sì, lo so, guarda che, quelli del sud siete tutti così, siete non tutti fatti così. Mi stai dicendo che sono un terrone? No, ho detto del sud. No, poi io sarei fiero di essere... Meridionale Juventino, meridionale Juventino. No. È proprio la peggior specie. No, sono milanista, però... Non è vero. Simpatizzante della Juve. Perché non puoi essere milanista simpatizzante della Juve? Dobbiamo essere uniti contro loro, quelle merde. Ah, gli interisti. Sì. La maglia stile Milan. Io sono milanista puro, senza dover star qua a girarci intorno. Eccoci qua, formazione incredibile. Secondo noi, purtroppo, San Vitale non può giocare, che si è appena operato il braccio. Foto, il nostro bomber, incredibile. Eccoci qua. Portierone, Abe, uno dei diamanti della squadra. Siamo belli cari. Di riscaldamento, dei fioi, abbiamo Grealish, abbiamo il portierone Giuliano, olè, qualità. Poi abbiamo il gruppo che è bello unito qua, bello in armonia. Ha confermato la presenza per la prossima stagione, vero? Già, oh, ci siamo, non che ci siamo, ho avvisato già tutti quanti che ci sono. Ciao. Sono l'unico da sbagliare su scherzo, è l'unico. Forza Milan, forza Milan. Ma sì, questa è proprio passione, guarda. Outfit elegante, siamo di un carico, che siamo veramente la squadra più un'energia galvanizzante, c'è un'energia galvanizzante. Senza la più bella, senza roba. Mancavo tutto, Capocannoniere? Magari, no. Capocannoniere? Io assist. Guardate, ricordatevi questo volto. Ricordato io. Capitano. Eccoci qua, pronto. Ma guarda, secondo me al quarto minuto un quarto. Però i primi quattro saranno veramente bei minuti, secondo me. Sì. Saranno i migliori quattro minuti della storia. Mezzo d'accordo. Io sono carico, presto, l'ho detto prima. Poi se tu mi gasi, io mi gasi. Andiamo indietro. No, sì, guarda, dovete combinare la difesa, non me ne frega un cazzo. Yap, Sabri, Mull. I primi a scendere in campo siamo noi, contro la squadra di Manfredi, la Fucina. I ragazzi si stanno riscaldando, fioi. E poi 50 minuti si gioca la prima partita. Sono fiducioso, molto fiducioso della cosa. Squadra, ve l'ho già detto, in armonia, in intesa totale. Capitano Dredone con un controllo sublime, eccolo qui. Piccolo 1-2 con Albertocchi. Albertocchi. Allenatore, Mario, in grande osservazione, The Strong, Stripes, Loabe, Zacchino. Per Grealish, diamante Faisal. Bravo, io direi di far entrare allora i nostri presidenti, il presidente dei Red Lock, signore e signori, il Maseo. Buonasera presidente. Buongiorno. Edo, come li vedi ragazzi? No, sono cari. Io ho cercato di formare una squadra in cui non ci sia arroganza, nonostante sia la mia. Detto da lei, per carità. Voi, non può ridere. Però penso che prima di tutto fare spogliatoio e non fare gli splendidi, non fare i fenomeni. Quindi ho cercato di creare un team coeso. Abbiamo cercato giocatori un po' in tutta Italia. Adesso vediamo cosa può venire fuori, ecco, da questo team. Red Lock e la Fucina.
Parte la rincorsa del numero 9, la bomba e poi la grande risposta di Instachi, perché forse Giuliano, anche con l'ausilio della traversa. Pallone in mezzo, forse c'è stata una trattenuta, la palla è lì! E ancora grande, grande risposta grande miracolo di Giuliano, questo è un miracolo come dice il Masseo. Palla, dice allora, l'arbitro, prova un colpo che sotto. Fa? Ma dov'è Faina? Albertocchi dà uno sguardo in mezzo, pensa con il destro, poi rientra col sinistro. Prova la conclusione, Faina! E poi la palla prima che lì esce il vantaggio. Ed è gol, Zacchi! Dei Red Lock. Ed è gol, bravo! Zacchigno, ragazzi. Il pupillo, Zacchigno. Giocatore eclettico, Albertocchi ha pensato alla conclusione, pur essendo un difensore, la prova. E allora prova ad andare subito uno contro uno sulla destra. Parte il cross a cercare sempre Bomber Pitch, poi sul secondo palo. Attenzione! Arriva il gol! Tre, prego Andre, il lancio del dado. Ed è 4. E allora il Red Lock ha la possibilità con questa conclusione. Attenzione, fantastico, vai, di Ebenezer Castiglioni, 5 stelle, versatile, gran tiro. Qua Faina poteva fare qualcosa di più, ma non troppo. Vediamo Bangal. Bangal, il pallone buono ancora per Castiglioni. Bangal! Ma che ha fatto? Ma che ha fatto pazzesco di Bangal! Ha saltato anche Masseo! Mette a sedere tutti! La punta di diamante! Mette a sedere tutti con la suola! Mamma e mia, fa 3 a 1! Abbiamo già creato l'account Instagram del FC Redlock. FC Redlock su Instagram, se volete seguire aggiornamenti in tempo reale della squadra. Protegge palla, scende in giù! In mezzo a 3 e attenzione, questo è la sua mattonella! Parte la rincorsa con il destro! E questo Giulio è un gran gol! Redlock, prego il presidente Edoardo Masseo di venire a battere il rigore presidenziale. Eccolo qua, Edo. Attenzione, parte il Masseo, attenzione. Portiere che è uscito. E allora vai, Masseo, lo chiude così. Grande scelta. Ragazzi, stava per succedere qualcosa che per sfortuna non abbiamo altro visto. Altro che fiducia al minacce, minacce, attenzione, signori. Marfone più parte dietro. Antonio. Parte Picci. Giulio Picci. Con il numero 9. Il centro! Qualcosa di pazzesco! Fantastico! Antonio Giulio! Attenzione a Bangal, attenzione a Bangal, perché questo c'ha la bomba, ragazzi, attenzione. Arriva il fischio, attenzione, tre in barriera, parte Bangal! Mamma mia! Ma che ha fatto Bangal? Che gol di Bangal! L'avevo detto! Gol di Bangal! Il Masseo è impazzito, attenzione, il Masseo è impazzito, incontenibile! Un ultras! Bello, capisce Lorenzo tutta la difesa della Fucina, non si intendono però là davanti. E allora è di nuovo Citterio che in mezzo al campo fa una giocata straordinaria. Citterio! Mamma mia! Mamma mia, Citterio! Palla centra! 5-4! Citterio mette a sedere tutti. Ancora lui. Salta due uomini, si presenta davanti a Coccia. Che carisma! E la mette dentro. Attenzione però, Bomber Pitch del destro! Ma che ha fatto Pitchi? Ma che ha fatto Pitchi? Pitchi! Oh mio Dio! Perdiamo sempre meglio. Pallone in verticale. Arrivano i tre fischi. I Red Lock battono la Fucina 5-4. Partita pazzesca. Ed è finita qua la prima partita della Got League. Scusatemi, manca un po' la voce. Volevo dirvi due notizie. La prima è che i Red Lock, saluto al Masseo. Prima notizia, i Red Lock hanno vinto la prima partita dell'esordio della Got League. La Fucina cambia nome, Picci e i Pagliacci. Un grande campione e 10 persone che non aspettavano altro che buttarsi a terra per provare a vincere questa partita. Pensi che avreste potuto dare ancora di più? Ma sicuramente, però comunque era la prima partita, ci siamo trovati oggi tutti, quindi magari andando avanti troviamo anche il feeling e diciamo la confidenza giusta magari per giocare meglio le prossime partite. Il presidente dei Red Lock, il Masseo. Buonasera. Buonasera, signor Masseo. La carta, rigore presidenziale, anche lui. Vediamo il Masseo intanto che va contro DC System. Parte il Masseo! Attenzione, ancora però, la possibilità del destro! Prova Bangal che fa una giocata sensazionale. Zaccarino dentro l'area di rigore. Bangal si presenta così
Attenzione, Bangal, 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 mette a sedere, Bangal! Mamma mia, che giocatore! Che giocatore è! Che giocatore! Faisal, con la 5! Bangal! Ma... sì, però ce ne sono tanti. È andato un po' meglio. No, anche forse, Dembélé, 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 però, Momo? La possibilità, salta dentro il portiere, l'area di rigore, il destro! Attenzione, vabbè, Bangal può scaricare il destro. Mia. Esce di pochissimo. Che... serve Zacchino di Suola. Ancora il pallone dentro di G-System. Stavolta miracolo, grande parata. Grande parata. Attenzione, un nuovo lancio. Anche un po'. Due. Pescaccioli. Andrea Chimi. Da keeper Antonio Giuliano, che riceve proprio palla al numero uno estremo difensore. C'è il bargine di tiro. Destro. Grande risposta di DC System. Oh, che si è ripreso. Allora provano a dare ascolto al Penguin e servono Abe, che fa, va a giocarsi l'uno contro uno. Abe. E stavolta DC System. Ma Diego, ma tornate a pulire i denti. È fisica. Attenzione, perché 40 secondi. È letteralmente te da solo. Ed eccolo! Il portierone! Il keeper! Antonio Giuliano! Giuliano! Finisce mia. Il primo tempo! Sono sopra, però sa che in questo momento è primo in classifica. Ancora Bangal. Che stop, prova sublime a spiegarla a tutti. Bangal, lo stavolta lascia, cade! Ma Bangal palo! E no, poi da due passi Zacchino. Anche lui, grande apertura per... il cross in mezzo. Mamma mia, e stavolta DC System, Diego Contò, igienista mentale. Era del portiere di prima, ma è un altro. Attenzione, la possibilità. Non ci credo. E Giuliano, grande parata di Giuliano. Alex, Alessandro Albertocchi, gran palla. Madonna mia, c'è un secondo palo. Olè, se ne va sempre. Uno! Lo mette ancora Andrea Chimi. Il Masseo, ragazzi, è sbiancato. Uno è veramente brutta, ragazzi. Vediamo, partono. Da, e c'è il Big Ben. C'è il Big Ben. Abe. È solo. Il portiere è rimasto un po'. Abe, attenzione, perché si ferma? Perché si ferma un qua, fair play finanziario. Posso dire che questi messaggi mi dispiace che passino all'interno di questo torneo. E intanto guardate la scena, Sandro Sabatini dentro al campo per stringere la mano ad Abe. E queste sono le cose che fanno male al calcio, sì, ma noi siamo qua. Veramente, veramente un esempio anche per i più piccoli che magari ci guardano. Ricordiamo che comunque nel primo tempo chi è che ha segnato per il Red Lock? Il portiere, quindi è un'arma in più. Vediamo Abe. E qua però, ragazzi, tutto il merito è stato 3-1. No, qua però bisogna dare il merito ad Antonio Giuliano, insta keeper, perché ha aspettato che Abe si liberasse e poi incredibili, ragazzi, imparabili oggettivamente qua in Spagna lo chiamano così, davvero, tiki taka. Aspettate, eccoci, perché Bangal è solo. Bangal è solo, eccolo, il gioiello del Mozambico. È lui, 4-1. È lui. 4-1, finisce 4-1. Qua, Game Bangal! Over, Red Lock 4, Golden State 1. Allora, aspetta un attimo, perché i Red Lock sono ufficialmente qualificati. Sì, come primi nel girone, tra l'altro, forse. Sono 6 punti. Siamo anche 6 perché punti. Domani abbiamo la partita decisiva. Con questo 4-1 è anche una buona differenza reti. No, guarda come giochiamo bene. No, molto dai, bene. Bella. Fare i complimenti ad Abe, che è il ragazzo della squadra avversaria che si è fermato in occasione quando c'è stato gli ultimi 3 minuti. E adesso ci arriviamo. I complimenti in campo gli ho fatto, veramente. Siamo tutti innamorati di noi stessi, cioè io di Abe e Dredd di Ron. E siamo tutti amici, in 24 ore abbiamo creato un gruppo. Ci vogliamo bene, andiamo in guerra insieme, facciamo polemiche insieme, l'arbitro ci rimproverà, tutto il team nello stesso momento, siamo un unico vettore, quindi anche con questo pretesto di pallone abbiamo creato delle amicizie, io a lui lo chiamo bestia, come le chiamo tutti gli altri, le mie bestie. Presidente, la vedo abbastanza entusiasta. Ci dica qualcosa, presidente! Ciao!
Vabbè, dai, sia, allora penso di aver formato un bel team, no? Abbiamo una bella troia. Intesa, un appassionatissimo allenatore. A sbrega ragazzi. Mi raccomando, sempre Red Lock. Domani si inizia col fuoco. Voglio la battaglia finale. Coco de Wa! Nell'uno contro uno. Nell'uno contro uno. Sì, 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 è vero. Di chi stai parlando male? No, no, lui stava dicendo una cosa. Però puoi far chilo. C'è 60 kg, quindi... quindi... con la mia strapotenza fisica non può competere, capito? Cioè, guarda che potenza. È enorme, sono un animale. Palla, palla. Faccio così, guarda. Sono un animale. Ringhio a volte anche. Bici allenatore con la lavagnetta in mano. Eccoci. E ha preparato la formazione, eccola là, la vedete, gli schemi. Forse non litighiamo con gli avversari. C'è Mario per la prima partita. Perché Mario è litigioso? È bellicoso, bellicum. È carismatico. Un po' burignano. Andiamo alla Burignano. Aia. Alex Di Amala. Ah, beh, MVP che sta facendo le capriole all'indietro. Non lo sto prendendo nel culo. Eccoci qua, eccolo qua, bello. Simone Parenti invece che ci dimostra che con la caccia ai coccodrilli si può fare tutto. Attenzione, grande tiro di Simone. Bellissimo. La rete è in rete. Tutti qua a strecciarsi bene, a riscaldarsi bene. Beh, poi c'è Zacchino stravaccato come un cane. Zacchi, porca troia, oh. Dai, dai. Mi tengo per dopo, mi tengo dai, per dopo. Che cazzo stai facendo? Guardate lui che si... Dai, sì, Bagnassi sta bello che... Guarda, con il rullo. Sto giro carri a lui. Dai, Zacchino, sei sempre te, dai, su. Dai, Zacchi. Allora, vi faccio vedere come giochiamo e voglio spiegarvi anche perché, perché una delle robe che odio è quando il mister non spiega le motivazioni. Giochiamo così, classico con Ale, Cinte, Abe, Zaki, Simo e Fe, voglio subito dire la dread. Giochiamo sempre, raga, se vogliamo vincere, così. Il portiere gioca il 95% della palla o a destra o a sinistra. Abe, tu mi devi sempre stare qua, ma solo per abbassarmi il baricentro, non prendi mai palla, però mi devi stare qua. Ok, tanto complimenti ragazzi, devo dire la verità, hai tanto in panchina perché nessuno ha chiesto di giocare, nessuno ha chiesto un minuto, perciò senza, cioè, si capisce che siamo l'unica squadra che è davvero squadra, quindi complimenti. Tu mi vai dentro, aiutiamo nel caso prima la ripartenza, nel caso uno scartabile, perché se uno scartabile va qua, okay. E poi la scartabile c'è Zaki, non c'è un cazzo, quindi ce l'abbiamo tutti dentro. Sì, sì. Oh, andiamo raga! Io. Prossima partita è contro i Blancos. Signori, Smegma! Eccolo, il grande Smegma. Smegma dose. Eccoci qua, riscaldamento dei Red Lock, ragazzi, belli deep. Li vedo anche oggi entusiasti, belli potenti. Vai, Cite! Azza! Dolcetto. Sempre carico. Senti, carichissimo. Adesso sempre carico. Voglio una serpentina come ieri. Voglio una serpentina come ieri, porca troia. Abbiamo Jack Grealish, grande acquisto dal draft, 4 stelle. Destro, sinistro, stessa roba, 5 stelle. Tira in giro, aspettiamo tutti. Dai, quelli. Anche oggi. Oggi facciamo un gol. Corsa, sacrificio, sulle fasce, rientri, attacchi. Abe. Dai, come te la senti oggi, Abe? Bella calda. Bella calda? Sì, ma perché fa proprio caldo. Fa caldo, cazzo. L'uomo che ha cambiato Twitch in Italia. Sto parlando del presidente dei Red Lock, il Masseo. Buonasera, signor Masseo. Buonasera. So che lei è stato il primo team ad attivare già l'account Instagram. Ieri, io appena iniziate le partite ero già attivo, sì. Questa è Blancos contro Red Lock. Che presentazione. Mamma mia, che pathos. Distende la squadra del Masseo, che va dietro con Zacchino e Sergei. Bravo. In due tempi, grande uscita. Dose. Ma grande azione anche dei Red Lock. Attenzione a Dada. Dada prova ad andare in mezzo, c'è, cioè, dall'altra parte proprio Vaula, viene servito. Sì! Oh! È il momento di Andrea Hakimi, che lancia il dado.
Attenzione, 3 contro 3, signori. Ah, interessante. Ah, beh, già dall'altra parte. E si gioca l'uno contro uno contro Dose. Se ne va. Tunnel! Ed è calcio di rigore. Attenzione, calcio di rigore. Mag e via. Sì, calcio di rigore netto. Vediamo Bangal, parte con il suo passo felpato davanti a Sergei, che ha subito il gol da Manfredi. Vediamo Bangal, e subisce gol anche da Bangal. Quindi 1-1. Allora, però, continua l'attacco dei Red Log. Bangal. Con Bangal che prova a scambiare con. Ed eccolo! Bangal! Il re del Mozambico! Il re! Il re! Italiani, se arrivi a quel livello lì è perché hai qualcosa in più. Ancora una volta, guarda come la stoppa! Grande azione, ragazzi! Pienamente d'accordo. Cosa? Allora, attenzione, Bangal! 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 Bangal e poi! Eccoci! E goleata! Bangal e Citterio! Cosa sta facendo? Bangal e Citterio! Stockton to Malone! Stockton to Malone! Picca ronda, maestro! Dove va? E vanno dentro così! Red Lock 3, Blancos 1. Il mister Sturniolo ti ha lasciato qualche indicazione? No, in realtà abbiamo un po' di idee diverse, quindi bello perché ieri comunque ha fatto lui, abbiamo visto comunque un po' il suo gioco, la sua formazione così, oggi insomma ho preso in mano la squadra io, visto che lui non c'era e insomma per ora bene direi. Amore la gambina, bellini, amore la gambina. Io vengo in finale e ti batto la tua squadra, sento, dei fenomeni, pagati 2000 euro a testa per 2 giorni. Sento solo gna gna gna. Non ho pagato nessuno, però vabbè, si sono fidati del progetto del press. Il più bello press della Got League. Allora ragazzi, ci siamo? Allora comincio a chiedervi scusa del fatto che mi è mancata la terza partita del girone. Sono tornato da Bergamo soltanto per voi, non per l'evento streaming, ste cazzate qua. Sono venuto perché vi voglio un sacco di bene, anche se ci conosciamo da 48 ore, ma sono sicuro che ci credete perché pensate la stessa identica cosa voi. Detto questo, io ho visto le altre squadre, tra comportamenti veramente esagerati, perché stanno a fare football RP, si credono calciatori quando non lo sono. Lo sapete chi sono i veri calciatori? Quelli che giocano a calcio, stanno zitti e non mettono parole più fuori luogo di quelle che già mettono l'odio. Quello là, ha giocato nel Mozambico, ha detto una cosa? L'avete sentito parlare o fare l'arrogante? Là c'hanno i pagliacci invece. Quindi vi chiedo, state concentrati, se siete arrivati qua è per un solo motivo, siete fortissimi. Unica squadra a punteggio pieno, unica squadra che non ha mai fatto polemica. Se vi attaccano state tranquilli che vi difendo io, vi difende il vice che vi ha diretto benissimo. Non sono soltanto io, siamo in due qua, lo sapete. Vi chiedo una cosa sola, mai paura, coraggio a go go, andiamo a vincere. Ci penso io a caricarvi, riposatevi e non riscaldatevi. Una parola voi dite? Sì, una cosa. Zacchino, sei carico? Zacchino, io vengo sempre da te perché so che... No, no, non cadere in provocazione. No, non cadere in provocazione. No, lo sai che la loro arma è la provocazione. Affanculo. Ignorare. Bravo. Alex Diamala, grande influencer. Giastron, il capo di tutti, con la sua sette. Dove cazzo è andato Mario? Mario? Non lo so. Sta facendo dei litigi. Ho già visto. Fresh, fai qualcosa per i moscerini, per favore. Non sono moscerini, questi sono papatasi e fanno male voglia. Bene, grazie. Sì. Adesso sono anche spaventato, oltre che schifato. No, beh, sono zanzare che ti lasciano i becconi più grossi e fanno più prurito. Bene. Marione. Stanno tutti bene fisicamente. Una scelta saggia, quella di metterlo come allenatore. Forse la miglior scelta presa. Amo il pallone. Si vede. Sicuramente. Sei un appassionato. Sicuramente. Un grande appassionato. E loro me lo fanno anche appassionare facile, eh? Sì. Sono quelli amati perché giochiamo a calcio meglio, perché non facciamo polemica. Gli unici che fanno i pagliacci siamo io e te, che siamo della dirigenza, che siamo la faccia. Ci prendiamo tutte le tensioni e loro giocano a pallone in silenzio. Sì. Cioè abbiamo un nazionale che ha giocato nel Mozambico, non ha detto una parola. Sono tutti che si sentono sti galletti di sto gran cazzo. Mentre lui, dico, ma sei forte come dicono? E lui fa così. Mentre quelli là fanno un video di 15 minuti per dire quanto fanno schifo. Antonio Giuliano che ha dimostrato di essere molto consistente. Poi ancora Citterio per Bangal! 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 Che gol ha fatto Bangal! Ragazzi, Bangal! Si è girato!
tirato in un fazzoletto, ragazzi. Vi dico la verità, mamma mia, che giocatore! Che Bangal, ragazzi. Me lo concedete? Occhio a Bangal! Bangal! Palo! Attenzione, perché si va a giocare in uno contro uno, Brody, dentro l'area di rigore. Il Mangino! Dai, Brody! Dai, Brody! Dai, Brody! Abe, sempre il numero 6, e lui il cervello della squadra. Parte Abe! E poi Ragnar fa un errore clamoroso. E Citterio fa 2-1. Matteo Citterio. Ragnar sta parlando, credo, delle decisioni di Giuseppe Conte. No, non è vero. Attenzione. Forse c'è un cartellino giallo. Allora, è giallo ed è un mezzo regalo. Grazie. Sa, addirittura ma, dice Cracchi. Sai ma, che cazzo ha detto ma, Mario? Cos'è successo? È partito un vaffanculo da parte di Mario rivolto agli avversari, però davanti agli arbitri. Ah, allora deve stare attento pure. Mario. Pure. Con le manette. Ma con le manette. Ma quando mai? Tutti dentro l'area di rigore. Da qua, ragazzi, è difficile. Da qua è impossibile. È impossibile! Fichera! Ma che ha fatto? Impossibile! Ma che ha fatto Fichera? Il lancio del dado di Omi. E attenzione, 3. Allora vediamo ancora il Fichera che prova ad andare. Sì. La risposta di... Non ci credo. Bravo! Per due volte. Due volte. Gran Mamma parata. Mia, che reattività. Vediamo Bangal. È partita alla 4% con Bangal che pilota il pallone. Bangal! 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 Come Joshua! Come Joshua! È Ghost to Ghost! Da una parte all'altra! La vede ha una FIFA. Filosofia diversa. In nazionale in Mozambico l'abbiamo visto fare almeno 3 volte un gol così. Faisal. Sempre lui. Parte il cross in mezzo. Facile. Facile. Bangal! Ancora una volta! Come Diego Armando Maradona! Come Joshua! Il ragazzo d'oro! Come Marcel Jacobs! Bang, bang, bang! Faisal Bangal! Fucsia per lui, prova la rip... Attenzione! Calcio di rigore. Oggettivamente abbiamo visto la faccia di Ragnar. Sapeva di averla combinata grossa. Mamma mia, ma è una sberlona. Bangal contro Ragnar. Just Bangal. Prova ad andare lui. Salta Ragnar. E si è un po' defilato. Però mamma non mia. Ma quanto dura sta ancora sta una 20 volta secondi. Bangal. Vanno a protestare con l'arbitro, attenzione. E poi mica doveva soltanto toccarla la palla? Ed è gol però, 5-2. Deve respingerla in maniera netta. In maniera netta, ok. Sì, era un po' quella la sensazione da sì, replay. Sì, lui lo stava scartando, esatto. Gliela appena... Occhio, Fichera. Vediamo, Fichera! Non era male. Ragazzi, Redlock ha chiamato il rigore presidenziale. Attenzione, Edoardo Alejandro Masseo. Manfredi. Ma anche... Anche Pacello. Oh, attenzione, vediamo Masseo! Ancora una volta. Ma è fallo? Non c'è il fallo. Non c'è il fallo, non esiste. C'è. Allora il Masseo. Si fa ipnotizzare. Sarebbe ancora bello una volta. Faccia a faccia a Masseo Ragnar. Se non sbaglio, Ragnar sta dicendo lo stinco non è fallo. No, ma se l'arbitro non è fallo. L'arbitro questa non è la criminale. Questa è la criminale. Ragazzi, ma qua Ragnar fuori 9 mesi. Sono un grande calciatore, ragazzi. L'unica cosa è che, se posso permettermi, questo signore qui è proprio un gran pagliaccio, A Ragnar? Guarda qua. Sua maestà, Massimo, concedibile Bangal. Il re. Prova, ma è letteralmente ingiocabile. Il re! È letteralmente ingiocabile! Re! È letteralmente ingiocabile. Ingiocabile Bangal. Mamma mia, che giocatore. Ingiocabile Bangal. 5 contro 6 6 a 2. Pancio, ti sei perso un'altra azione di Bangal. Di suola mamma si libera di un avversario. E poi là. Letteralmente imparabile. Mamma bacino al questo. Palo mamma Ragnar mia. La tocca, la sfiora. Ma si stava palesemente riparando il viso. Prova ad andare, ancora Zacchigno centralmente per Bangal, Zacchigno. Zacchi, anche 7 a 2!
Zacchinho, il brasiliano che ha fatto impazzire TikTok. Che ha fatto? Che ha fatto? Re Mysterio. Zacchinho Show! Zacchinho Show! È pronto a lanciare il dado dei dadi? Tre contro tre. Attenzione alla Way. Prova ad andare. E poi arriva Bangal che prova la conclusione. Attenzione, Bangal! Ancora lui! Lo vedranno fino a Tonga come Maradona e Beckham. Il re del Mozambico. Il re! Baba Bangal! Ancora lui! Bang bang bang! Eccolo! Bangal! Eurogol! È il re del Mozambico. Ma ragazzi, incredibile! Guardate qua. Però comunque Ragnar, qualche colpa forse qui là. Triplice fischio, quindi la finale della Got League sarà tra Red Lock e Blancos. Signori, c'è una differenza tra ultimo sforzo e ultimo tassello. Si devono sforzare loro, che hanno già perso e che sono mezzi rotti. Il nostro è l'ultimo tassello. Per fare uno sforzo bisogna fare qualcosa contro natura. Per mettere un tassello devi stare con la mano, prendi il tassello e lo metti al posto giusto. È una cosa che fa una persona che sa già quello che deve fare. E voi lo sapete, giusto? Quindi andiamo, giochiamo tranquilli. Quando il corpo rigido, è la prima volta che ve l'ho detto, quando il corpo è rigido siete più pesanti. Volate, siate leggeri, avete un mostro in ogni settore del campo in realtà. Lui non sbaglia niente, lui è un mostro. Tu sei un mostro, questo è un mostro. Voi tutti siete un mostro. E quelli che stanno in panchina vi guardano e vogliono che segnate. Siamo un tutt'uno. Ultimo capitolo. Andiamo, ragazzi! E l'esperienza. Attenzione! Mamma subito mia, subito la prima occasione per Just Dread. Ci iniziano a essere tante le partite giocate da tutti. Quindi si conoscono! Oh! È approvato Nidal, 5 stelle. Riccardo Dose, tutti nella metà campo dei Red Lock. E la toccata! La toccata di nuovo in star keeper. Linea di laterale, Alberto Occhi, palla intelligentissima. Attenzione, il pallone dentro. Bang! Ancora lui! Bang, bang, bang! Bang, bang! Mamma mia! Il re del Mozambico, la tigre! Che gol! Richiamato dal presidente. Mette una palla così sensazionale. Oh mio Dio, che palla. Mamma mia, che palla di Paola per Di Mauro, che si è fatta anticipare da Instakeeper. Attenzione, vediamo la scasata di Pirali dentro l'area di rigore. No, Zacchinho. No, difendilo adesso, Zacchinho. Difendilo adesso, Zacchinho. Robinho al Milan. Dai, che ora può distendersi la squadra dei Blancos con Nidal. Nidal! Oh! Gran parata di Instakeeper. Ormai la tattica conta poco in queste ultime battute. Vediamo il giro palla orizzontale tra Alex e Citterio. Il pallone dentro in profondità per Bangal. E gol! Bangal! L'MVP! L'MVP! Che gol, ragazzi! Eccolo qui! La tigre del Mozambico! Si è girato il re! Mamma mia! Non puoi lasciarli neanche un centimetro. Credo che sia doppia cifra, ragazzi. Se li è no, è a 14 gol Bangal in questo campionato. Ah, ok. È a 14 gol. Bangal 2-0 e Red Lock. Hanno segnato all'inizio, hanno segnato alla fine. La finale perfetta per ogni allenatore presidente. Parte il cross arretrato, chiedono calcio di rigore. Parte CR7, prova ad andare proprio come farebbe CR7 contro il Stakeeper. Va il numero 7. C'è! E la mette. Andrea, a te il lancio finale. Lo lancia sul dottore. Si strappa una spalla. 4 contro 4, signori. Partita di calcetto in un campo a 5. E allora Instakeeper ha provato una traccia difficilissima, poi
non ci crede abbastanza Blancos. CR7. Bello. Attenzione Bangal. Bello. Attenzione Bangal. Attenzione Bangal! Il re del Mozambico l'ha aperta e l'ha chiusa la partita davanti al suo presidente, la DAB del re Faisal Bangal. Attenzione perché anche il Maseo entra in campo ed è un gol che sa di vittoria. È un trionfo ormai. La prima Got League Summer Cup è ormai a mezzo passo, direi. E godiamoci il replay, non sbaglia nemmeno questa. Eccolo qua, e finisce il Red Clock. Sono campioni della Gold League, battono 3-1 i Blancos. A te Pancio, bellissimo gesto, complimenti Edo, complimenti anche a Simone Pacello, e adesso è festa grande, complimenti veramente a entrambe le squadre finché ci siamo. Ma Andrea Chimi dov'è? Andrea Chimi ha messo il microfono in gola ai Red Lock. Attenzione perché stanno lavando Bangal, il miglior giocatore della GOAT League Summer Cup. Spam di cuore in chat per il nostro Bangal. Complimenti Bangal, complimenti, un applauso. Davvero. Ragazzi, 15 gol ragazzi, 15 gol. Allora, si possono presentare i vincitori della prima edizione del GOAT League Summer Cup. Presidente. Per la fama. Gran partita, complimenti Giastron. È andato molto bene, siamo molto felici, soprattutto perché non abbiamo perso neanche una partita. Ti chiedo una cosa, io non, a me non mi è mai capitato. Tu l'hai mai alzato una coppa? Fra, no. Non so come si fa. Andre. Capitano, l'emozione che una persona che come noi le ha alzate solo su Pro Club di FIFA, a pensare di alzare una coppa. Guarda, è una grande emozione, soprattutto perché per noi è stato molto importante, perché non eravamo i favoriti dal pronostico inizialmente, poi dopo la prima partita abbiamo iniziato a prendere confidenza l'uno con l'altro e guarda che belli, guarda che belli! E allora direi che il capitano dei Red Lock può alzare la prima coppa della GOAT League Summer Cup! I Red Lock sono campioni della GOAT League Summer Cup 2023. Complimenti. È stata una bella cavalcata, Fioi. È stata una gran bella cavalcata. Il nostro viaggio si conclude qui alle 3 di notte. Primi classificati della prima edizione della GOAT League Summer Cup. E stanotte dormirò con questa bellezza nel mio lettuccio.